Buongiorno, pomeriggio o sera a tutti, indipendentemente da quando il Caro Master farà il video. Mi presento, sono VinciXMC Hakaturion, ovvero il nano paladino che vi accompagnerà per questa grande avventura, ovviamente sperando di non morire, perché sinceramente provo certi interessi per questo personaggio perché è abbastanza interessante non, e non lo reputo un personaggio brutto perché è anche il mio primo PG in assoluto che ho creato e con lui ho avuto anche abbastanza vari problemi perché, essendo la prima volta che io provo a creare un PG, ho avuto anche abbastanza difficoltà, ma non mi è importato, non mi ha avuto importanza ad avere queste difficoltà perché ho detto è un personaggio con classe e razza che mi interessa molto e quindi mettiamolo così. Ci proverò, detto in breve. E quindi questo video viene fatto per specificare la seconda parte o anche la parte introduttiva più specificata della backstory di ogni personaggio. Come per esempio c'è stata la prima, quella di Ada. E ora non so se la mia sarà la seconda o la terza. E praticamente viene solamente fatta questa cosa per specificare la lore. E per far capire alle persone il perché questi nostri PG fanno una determinata azione. Diversamente dagli altri, ovviamente. Comunque, il mio PG, praticamente, Turion, inizia la sua carriera, la sua vita, con la sua storia, anche per specificare, viene dai Cinque Monti Reali, ovvero un luogo situato nell'Irisen, uno stato confinante. Da giovane età decise di intraprendere lo studio da paladino perché aveva sentito la chiamata di Thorag e della sua forgia. Intraprese a 12 anni lo studio e ne uscì a 35, ma questa volta era anche voglioso di apprendere tecniche della forgia e i loro segreti più infimi, più profondi, ovvero quei segreti che pochi sanno e che sono cose molto importanti da sapere se vuoi diventare un fabbro, o perlomeno un fabbro che vuole superare un certo tot, come per esempio l'esempio del mio PG. Praticamente lui, dopo gli studi, ricevette un incarico da parte di Thorag, dove spiegò che Eldraine fu invasa da un freddo improvviso, pensando che un evento climatico così non sia dovuto alla natura, ma a qualcosa di molto pericoloso. Quindi, giurando fedeltà a Thorag e il suo codice da paladino, ovvero la mia parola e il mio voto, non darò pietà al nemico e mentirò e tradirò per il bene dei miei compagni, che corrispondono al codice d'onore dei paladini di Thorag. L'obiettivo di Thorag, oltre a scacciare il male come suo attributo da paladino, è anche quello di diventare un abile fabbro a livello degli dèi. E questo lo spingerà ad andare in zone dove potrà incontrare fabbri di vecchia nuova data, con cui potrà, cercherà, anzi, non potrà, cercherà di parlare con loro per capire segreti, tecniche e mestieri. E più andrà avanti con questa cosa, più lui cercherà di superarli in ogni limite, di studiare e di faticare per raggiungere questo suo obiettivo. Do la parola al prossimo. Ciao.